con un nuovo interattivo. Ecco per voi l'interattivo Le cose che lui non ti dice. Abbiamo deciso di fare 4 varianti oggi. Partiremo con un oracolino, quindi un consiglio per la situazione. Ok, i nostri 4 oracolini per le 4 varianti. Cosa non ti dice? Variante 1. E variante 4. Eccoci con la variante numero 1. Lascia andare e affidati agli angeli. Noi ti offriamo i doni del nostro amore radioso, apri le braccia e lascia andare tutte le difficoltà che finora hai tenuto strette tra le mani. Apri le mani, le braccia, il cuore al nostro amore e la nostra assistenza. Allora, io l'invito che sento per questa variante, visto che gli angeletti mi parlano tanto, è uno, quello di rimanere a braccia aperte ad accogliere se lui dovesse venirvi incontro, rimanete aperti, e l'altro è quello che non dovete muovervi, dovete aspettare e avere fiducia nell'universo. Ok, allora qui abbiamo appunto un 8 di denari al rovescio, che indica appunto che voi non dovete fare nessun lavoro, ok? E la regina di spade, secondo me, indica proprio una persona disponibile a una comunicazione. Quindi se c'è un approccio mentale che lui richiede, essere aperte a una comunicazione. E poi questa regina di spade, se vedete, ha un braccio alzato, è come se fosse a braccia aperte, non usa la spada per difendersi. È al suo posto, ok? Quindi non si muove di lì e non fa nessun lavoro con questo 8 di denari. Quindi l'invito è quello di aspettare, restare aperti alla comunicazione. Molto probabilmente questo uomo verrà a comunicarvi, ma non dovete fare assolutamente niente. Tutto quello che dovete fare è lavorare dentro voi stesse e lasciare andare, affidarvi agli angeli, affidarvi all'universo. Se vedete, anche qui dietro abbiamo 2 ali. Allora, in questa stesa ho la sensazione che abbiamo una donna con troppo attaccamento. Per questa regina di denari al rovescio, quindi una regina concreta legata al materiale ma in maniera negativa, e la carta dell'oracolo è quello di depurazione, di disintossicazione. Il consiglio: depurati e disintossicati, dice. Con grande amore e rispetto ti chiediamo di depurare il tuo corpo, che è prezioso e sensibile. Se ce lo chiedi, ti aiuteremo a gestire lo stress in modo salutare e a lenire qualunque rimpianto per come lo facevi in passato. Affida a noi ogni pensiero, timore e preoccupazione. Goditi la splendida grazia che si prova ad avere un corpo depurato. Ok? Può anche essere che in questa stesa abbiamo una donna che magari per lo stress si è buttata nel cibo, oppure si sta prendendo proprio poca cura di sé, del suo corpo. E questo indica anche una regina di denari al rovescio, quindi una donna che sul piano materiale non si sta prendendo cura, ma non è per forza il denaro, i pentacoli, può essere anche proprio il mondo materiale, il proprio corpo ad esempio, o il proprio tempo, dedicarsi troppo a qualcuno e distaccarci da questo. Il 4 di spade al rovescio, il 4 di spade indica la non guarigione, quindi appunto con la depurazione questo 4 così può diventare così e diventa un 4 di riposo,
e un 4 di guarigione attraverso la meditazione, perché anche la meditazione può essere un metodo per una depurazione mentale, ok? Questo depurati secondo me è legato al legame che hai con questa persona, o la stai pensando troppo, ti stai trascurando troppo per quella persona, devi un attimino ricalibrare la tua persona, vieni tu prima di tutto. Qui devo dire che abbiamo un po' delle carte discordanti. Allora, per la terza variante è uscito il matrimonio. Il matrimonio è la fusione di due anime unite dall'amore, dalla dedizione e dal rispetto reciproco. Esso esprime il desiderio di approfondire l'amore nel corso del tempo. Il giorno delle nozze è la prova della fede ben riposta nel potere dell'amore. Alimenta ogni giorno quella fede all'amore. Ok, allora, chi ha scelto questa stesa di solito può centrare a livello economico. Per qualcuno può anche essere che tra partner sia poco tempo da condividere. Quello che l'oracolo dice è di avere fede all'unione delle vostre anime, quindi è un momento difficile, state superando degli ostacoli, questo vi crea molta sofferenza. Quindi questo 10 di spade può essere perché o non riuscite a godere della persona amata, o non avete le risorse materiali per godere della persona amata, o gli ostacoli vi fanno stare talmente male che non riuscite a godere della vostra persona accanto, e questa stesa vi invita proprio ad avere fede che è un momento di passaggio, che il 5 si diventerà un 6, quindi ci sarà un equilibrio con questo 10 di spade che indica una chiusura di un ciclo, quindi si aprirà un ciclo nuovo, state tranquilli. E questo superare insieme le difficoltà vi farà stare più uniti, ok? Quindi non temete, adesso c'è un nuvolone nero, avete un periodo difficile, è proprio tutto pesante dentro di voi, però state tranquilli che è solo un periodo di passaggio, ok? Secondo me proprio le difficoltà vi faranno vedere se è il vero amore e se in un certo senso, come dire, se il matrimonio ne vale la pena per queste due anime, ok? Quindi non temete, solo se ci sarà fede ci potrà essere un'unione come se fosse un matrimonio. Ok, per quest'ultima stesa abbiamo una donna che probabilmente è un po' imparanoiata e non ce n'è bisogno. Perché? Perché qua l'oracolo dice che non hai nulla da temere, sei al sicuro e questa situazione è sotto il perfetto è sotto il perfetto controllo della divina provvidenza e dell'ordine universale. Devi solo avere pensieri ed emozioni amorevoli per assicurarti che l'esito migliore possibile fluisca agevolmente verso di te, attraverso di te. Allora, in questo momento non c'è unione, state godendo male il vostro rapporto, ma l'universo dice che non avete da temere. Quello che in questo caso dovete fare, questo 9 di spade va messo al dritto, nel senso che le preoccupazioni che ci sono da vivere sono solo quelle reali. Queste non hanno motivo di esserci e non ha motivo di esserci il pensiero di un vostro distacco, di una mancata unione. È un periodo probabilmente difficile che state attraversando, però questo non significa che dà una risposta dell'esito della vostra relazione. Quindi non temete, aggiustate i pensieri, aggiustate la mente. Non abbiate ansie, non abbiate pensieri, magari prendetevi più cura di voi stessi, focalizzatevi su cose positive e automaticamente il 2 di coppe al rovescio diventerà un 2 di coppe al dritto, quindi un'unione, non dovete temere, anche qua ci sono le ali dell'angioletto, quindi state tranquille, magari lavorate sulla legge dell'attrazione, lavorate sul pensiero positivo, focalizzatevi su cose che vi appagano, però non alimentate la mente con pensieri negativi, perché questo può giocare a vostro sfavore. Con oggi abbiamo chiuso il nostro interattivo, spero di esservi stata d'aiuto. Un bacio a tutti!